Ok, ciao tanti ragazzi, ben ritornati, sì, ben ritrovati. E siamo più o meno qua dove ci eravamo lasciati, cioè non ci siamo lasciati da solo, se non posso, cioè qua giù. No, Matrix si sta distruggendo. È un po' quello che mi sto mangiando. Sono sempre starchiando. Ah, che sono già video abituale. Mario. Mario sui mercenari. Eccolo qui, il nostro campione, Ezio! Onore a Ezio! Vedo che non avete perso tempo a darvi ai festeggiamenti. E perché no? Ci hai reso un gran servizio, nipote. Con la morte di Vieri, questa parte della Toscana è di nuovo in pace. Sapete che significa questo? Basta lavorare, si passa tutto il giorno a bere. E a puttane! Che c'è? È vero! Vieni, Ezio, facciamo due passi. Sì, zio. Bene. I pazzi rispondevano a qualcuno, uno spagnolo. Rodrigo Borgia, uno degli uomini più potenti di tutta Europa e capo dell'Ordine Templare. Messo sempre europeo. Il che ne fa il responsabile della morte di mio padre e dei miei fratelli. Già, e ucciderà anche te, avendone l'occasione. Allora devo oppormi a lui se voglio essere libero. Ma non prima che tutti gli altri templari siano caduti. L'elenco di mio padre mi farà da guida. Dove andrai adesso? A Firenze. Francesco De Pazzi merita la stessa fine di suo figlio. Una scelta avveduta. Senza dubbio trama qualcosa contro la città. Va bene, basta con i discorsi seri per stanotte. Sono nel mio studio se hai bisogno di me. Dovrei leggere la lettera che mi ha dato lo zio. Sotto, sopra, sotto. O forse era sopra. C'è qualcosa che non quadra. Le riconosci? Altre pagine del codice. Sì, tuo padre e io riuscimmo a trovarne e a tradurne altre prima che... Tenete. Questa non è opera di tuo padre. L'ha tradotta qualcun altro. Leonardo da Vinci, un amico. Vedi come le parole passano da una pagina a quella successiva. C'è qualcosa che le attraversa tutte. Una sorta di mappa. Dove dovrebbe condurre? Tuo padre e io riuscimmo a ricavare dei brani di una profezia riportati in queste pagine. Fu scritta da un assassino come noi che molto tempo fa recuperò un frutto dell'Eden. Si chiamava Altair. Accennava a qualcosa di potente e nascosto sottoterra. E cioè? Ah, saperlo! È per risolvere quel piccolo mistero che abbiamo raccolto queste pagine. Lasciate che vi aiuti. È tempo che io prosegua l'opera di mio padre. Inizierò dalla pagina che ho preso a Vieri. Leonardo saprà decifrarla. Bene, torna qui quando puoi e la metteremo insieme alle altre.
Beh, vicino a 5 secondi fa mi stavo sforzando, beh. Giunge il punto di osservazione della villa. Ah, mi manca la lamoncinata. Il semplice fatto che tu salti come dovresti saltare, manca anche questo. Beh, sali. Diciamo, cioè, ragazzi, il Monte dei Giovani ora come ora non è che è proprio al massimo, ma quando si va in struttura diventa una cosa molto bella, inclusa Villa Uditore. Spesso sì. Prossima. Una cosa che siete che non ho mai fatto in Assassin's Creed 2 è la Villa Uditore. Cioè si chiama Villa Uditore. Tomb Uditore. E mi intento farlo insieme a voi per la prima volta. Sembra a me son debba andare a cercare tutte e 100 le piume d'ala. Tutte e 100 le piume d'ala. Che italiano. Una statuetta. Vediamo questa la prossima. Uno sta dentro la città, uno sta invece in culo al mondo. Mi sa che sempre te non fare un tutorial su dove trovare tutte le statuette, queste qua che ho raccolto. Bizzarro modo di andare in giro. Poi tanto razzo, bene o male stanno qui da qualche massa laggiù. Anche se non accogliamo. Oh, oh. Non Però ricordiamo no, questo. stupido idiota. Ride bene e chiedi dove. Due. Dovrebbe essere qualche parte. Come sono sceso? Io sono un idiota. Cioè, pensai che in realtà il gioco l'ho anche già finito. Permesso, largo gente. Comunque mi sa che se nel prossimo episodio andremo a Firenze. Dai medici. Ci sono i medici pazzi. Una cosa naturale, no? Poi, peccato, poi. Ma non mi chiedo, ci sarà mai qualcuno che lavora a sti campi? Perché è sempre vuoto.
Io diciamoci villaggio. Sono mezzo cieco, gente. Vai, vai! Vai, Nero Falco! Ci sono, vedo anche se riesco a mettere statue, almeno ci muoviamo perché soldini per potenziare la città. Eccolo qua dove si trova. Tramite sbagliare c'è soltanto il play. Non so se l'ho sbloccato sinceramente. Scrigno, mi sono per teletrasportato. Cosa brutta. Ah, che culo. Nessuno sa cosa c'è lì dentro. Dico, grazie, passiamo alla Claudia e concludiamo un po' l'episodio. Salute, Claudia. Nostro zio è un mostro. Sono davvero offesa. Che cos'è successo? Mi sta facendo lavorare. Se il babbo fosse qui, non starei certo marcendo dietro uno scrittoio. E quali sarebbero le condizioni di questa sorta di schiavitù? Visto che qualcuno ha deciso che staremo qui, lo zio ha suggerito che cercassimo di racimolare i soldi per ristrutturare la villa. Il fatto è che non ce ne sono. Le procuro io un po' di soldi. Fantastico, più lavoro per me. Che vuoi che ti dica, va bene. Se metti dei soldi per quelle migliorie al borgo, ne terrò traccia su questo registro. E non avendo niente di meglio da fare, prenderò anche nota degli oggetti che porti. Se alla fine riuscirai davvero a far andare bene le cose qui, forse i viaggiatori ci faranno visita e spenderanno qualche soldo. Dubito che qualcuno lo faccia, ma nel caso terrò il loro denaro in questo scrigno. Dovrai farti vivo tu per portarli in banca, perché quando sarà pieno io semplicemente terrò per me i soldi che non ci entrano. Capito? Sta bene. Ah, bene. Repito. C'è qualcosa che se mi devo dire, mi sono già dimenticato. Comunque, ah, sì, lo ricordo. Questo fatto qua, ragazzi, che... ogni singola cosa che voi compiate. Comprate. Direi, ragazzi, che per il momento vi devo salutare. Penso quasi per scadere tempo, quindi... alla prossima. Ciao a tutti!